Bentornati sull'Accademia Musicale Online. Proseguiamo il discorso di diteggiatura di accordi semplici a capotasto che trasportiamo lungo il manico. Una posizione semplice, una diteggiatura semplice, facendo attenzione dove la sposto lungo il manico, otteniamo delle sonorità incredibili che possono essere utilissime per un arrangiamento, per una sonorità particolare. Avevamo visto il Do maggiore nell'altro video e oggi vediamo il Mi maggiore di partenza. Prima, se volete, registratevi al sito, è tutto gratuito, potete giocare gratuitamente con i quiz e poi, se volete, ci sono i contenuti in abbonamento, corsi di vario genere, scale, accordi, armonizzazioni, backing track, pacchetti di backing track studiate su misura e altri corsi. Bene, cominciamo dal Mi maggiore, posizione che tutti conoscono, semplicissima. La trasportiamo lungo il manico e otteniamo ovviamente degli accordi diversi. Dobbiamo stare attenti a lasciar cantare, a lasciar suonare il Si e il Mi a vuoto, il cantino. Per precisione, via via che faccio gli accordi, ometterò di suonare il Mi basso, che a volte potrebbe essere un intervallo interessante, ma lo sentiamo nel Mi cantino, perché altrimenti al basso deformerebbe troppo la percezione dell'accordo che stiamo suonando. Ovviamente dobbiamo stare attenti al fatto che Si e Mi devono risultare degli intervalli gradevoli rispetto all'accordo. Quindi cominciamo dal Mi. Lo spostiamo di un semitono più acuto e abbiamo un Fa. Omettiamo di suonare il Mi basso. Su tutti gli schemi che trovate, che scorrono e che ci sono allegati all'articolo, trovate anche l'indicazione di ogni intervallo dell'accordo, quindi che intervallo diventa il Si, il Mi, eccetera, eccetera. Non li sto a elencare adesso. Facciamo la carrellata degli accordi. Il Fa. Poi andiamo al Fa diesis. Andiamo al Sol. Qui abbiamo una ripetizione della terza maggiore, cioè il Si. Poi andiamo al La. Andiamo al Si. Andiamo al Do, quindi sempre maggiori, perché il nostro gruppetto di corde premute è sempre lo stesso, quindi è sempre quinta giusta, tonica, terza maggiore. Questo era il nostro Do, andiamo al Re. Un piccolo concorso per i metallari, non si vince niente, però divertitevi a scoprire che brano è questo qui, che usa proprio questo sistema di accordi.